Il segreto per realizzare questo specchio sacro è noto solo a poche persone. Aranmula Kannadi è realizzato interamente in metallo e la formula per la speciale lega riflettente è stata tramandata in questa comunità indiana per circa 500 anni. Il processo è incredibilmente laborioso e fatto interamente a mano e tutto per ottenere un riflesso che dia zero distorsioni e si crede quindi che lo specchio porti fortuna. Sudammal ha appreso i segreti del mestiere da suo padre quando era ancora una bambina. Quindi, quando è morto, ha scelto di sfidare i tabù culturali ed affrontare il suo business. പിന്നെ ഏത് വനിത സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയായാലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും കൂടിയാണ്. Ha portato avanti questa attività attraverso un'inondazione devastante e la pandemia. Ma cosa rende questo specchio così unico e com'è che riesce a portare avanti questo mestiere secolare? Aranmula Kannadi prende il suo nome dal luogo di nascita, un distretto di Kerala, noto per la sua ricca cultura e per il suo tempio, dove appunto nascevano questi specchi. Originariamente solo i reali ed i sacerdoti potevano usare lo specchio per determinati rituali. Oggi logicamente è più accessibile, ma l'importanza sociale e spirituale di questi determinati specchi rimane ancora oggi. Così come il processo di produzione. സാധാരണ ഗ്ലാസ് മിററും ആർമുള കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർമുള കണ്ണാടി ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഷീനറിയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. Spesso, durante la notte, si trovano a sciogliere i metalli grezzi di cui avranno bisogno l'indomani per i loro specchi. Una vecchia tegola rende lo stampo perfetto. Niranjan ne sigilla la parte finale, in modo che il metallo fuso non fuoriesca. La lega dello specchio è composta da stagno e rame, che vengono fusi separatamente e versati in stampi differenti. Il giorno successivo queste barre di stagno e rame vengono frantumate e poi rifuse assieme nel rapporto perfetto per creare questa superficie riflettente dello specchio. Sudammal inizia la giornata creando l'argilla che sarà utilizzata per costruire lo stampo dello specchio. Schiaccia la ceramica in una polvere fine. Un altro ingrediente è l'ajuta, una fibra che prendono dai sacchi delle verdure. Viene mescolata con la polvere della ceramica ed un fango che raccoglie in una risaia lì vicino. Un po' d'acqua scioglie l'impasto in modo che possa impastarlo fino a raggiungere la giusta consistenza. Sta facendo in questo momento un tipo di lavoro fisico che è tipicamente svolto dagli uomini in questo settore. ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വനിതയാണെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. Il padre si ammalò nel 2007 ed il suo ultimo desiderio era che qualcuno portasse avanti la sua eredità, poiché non aveva figli maschi e lasciò i suoi segreti a moglie e figlia. ഈ തൊഴിലിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒരു ജോലിയല്ലേ, അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. Ponnammal, la madre di Sudammal, è incaricata di confezionare l'argilla per gli stampi circolari. I dischi si asciugheranno all'esterno tra 1 e 4 giorni, a seconda di quanto sole c'è. Una volta asciugati e levigati, Sudammal ricopre i dischi con carbone umido. Il carbone infatti riempie i piccoli pori del disco, in modo che lo specchio, una volta fuso, fuoriesca levigato. Dopo che è stato inserito tra i due dischi, logicamente. Niranjan mette piccoli pezzi di metallo su un disco prima di posizionarci l'altro sopra, creando così un piccolo spazio che il metallo fuso riempirà in seguito. Si mettono più strati di argilla, fino a quando lo stampo non è completamente sigillato. Niranjan ha imparato a fare questi specchi da suo nonno quando era un bambino, ed è tornato a questo mestiere dopo aver conseguito una laurea in economia. La passione per questo lavoro non è una cosa comune per i ragazzi della sua età. Mentre il crogiolo si asciuga, Niranjan rompe le bacchette di stagno e rame che ha preparato il giorno prima. Solo le persone che hanno ereditato questo mestiere sanno esattamente le percentuali di ogni metallo da inserire.
ഈ നിർമ്മാണ മേഖലയിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അങ്ങനെ പുറത്ത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. അതേ കുടുംബങ്ങളിലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൈമാറിയാണ് വരുന്നത്. Poiché le informazioni storiche relative alle origini di questi specchi sono imprecise, le leggende sono poi diventate storia, secondo le quali, secoli fa, la formula precisa arrivò in sogno ad un anziano. Un'altra storia dice invece che gli artigiani scoprirono accidentalmente questa lega mentre producevano una corona per il re. La conoscenza è stata comunque tramandata da allora nelle famiglie dei fabbricanti di specchi. Ma quell'eredità era quasi giunta al termine per le famiglie di Sudamal nel 2018, quando ci fu la peggiore inondazione che lo stato del Kerala avesse visto nell'ultimo secolo. La sua famiglia fu tra il milione di persone che vennero costrette a fuggire. Dopo l'inondazione tornarono a casa, trovando utensili corrosi e specchi rotti, per un danno totale di oltre $17,000. Armalo Kannadi maite bendapetta ella nirmana equipments ellam loss aayi. Non molto tempo dopo essere riusciti a riavviare normalmente l'attività, la pandemia ha colpito e non hanno ricevuto nessun tipo di ordine per ben 8 mesi. Attualmente non possono permettersi di assumere nessuno, quindi devono fare il doppio del lavoro. Gran parte delle loro 10 ore di lavoro al giorno vengono spese per badare al fuoco. Niranjan lo alimenta con carbone e gusci di cocco, mentre il Sudalmal fa girare la ventola. Gli stampi finiscono nel fuoco a 1200 gradi per circa un'ora, con i pezzi di metallo sul fondo. Poi Niranjan controlla se il metallo si è fuso, ascoltando attentamente un suono. E poi raffredda il crogiolo caldo a mani nude con un po' di argilla bagnata. Infine lo gira lentamente, in modo da far gocciolare il metallo fuso all'interno e riempire lo spazio tra i dischi. അങ്ങനെ ഒരു പീസായിട്ടല്ല, ഒരു എണ്ണമായിട്ടല്ല നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്. ഒരു ബൾക്കായിട്ട് 10 പീസോ അല്ലെ 20 പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. Per assicurarsi che il processo abbia funzionato, aprono la parte superiore di ciascuno dei crogioli per vedere se sia rimasto un po' di metallo in superficie. Ciò significa che lo specchio si è forgiato con successo. Ma le cose non sempre vanno secondo i piani. A volte il metallo non fuoriesce e non forma lo specchio. Si assicurano però sempre di riciclare i pezzi rimanenti nel processo. Il giorno successivo è il momento della rivelazione. Lo specchio non è ancora riflettente, poiché ha bisogno di passare attraverso diversi cicli di lucidatura che farà Sudamal. Le dimensioni determineranno il prezzo di questi specchi, che possono andare dai 50 ai 1300 euro. Lo specchio più popolare è un palmare chiamato Valkannadi. Era lo stesso che veniva utilizzato dai reali ed oggi è spesso regalato per inaugurazioni di case o matrimoni. La cornice è in ottone ed anch'essa realizzata interamente a mano, utilizzando un processo di colata in sabbia. Fanno grandi lotti di questi cornici un paio di volte all'anno ed i disegni sono tutti cesellati a mano. Sudamal utilizza carta vetrata bagnata per levigare la superficie degli specchi. Applica poi alcune gocce d'olio di cocco per lucidarlo e poi finalmente posiziona lo specchio all'interno della cornice di ottone utilizzando un adesivo fatto anch'esso in casa. മെഴുകും ചെഞ്ചലും ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്ത ആ മിശ്രിതത്തെ മണലുമായിട്ട് ചേർത്താണ് ഒരു അരക്കുണ്ടാക്കുകയും. Infine Sudamal gli dà qualche altro giro di lucidatura con olio di cocco ed un panno di velluto. Infine mettono sempre un adesivo sul retro del telaio per garantirne l'autenticità. Questo è un passaggio cruciale perché infatti vengono spesso contraffatti. Gli Aranmula Kannadis occupano una parte enorme del mercato cinese, ecco perché il governo indiano ha processato nel 2005 agli artigiani i diritti esclusivi per produrli solo nella zona di Aranmula.
Con occhio esperto, infatti, puoi vedere le differenze tra uno vero ed uno falso. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. Gli specchi classici riflettono la luce attraverso il retro del vetro, che può creare quindi delle distorsioni. Una ranmula cannadi, invece, riflette la luce sulla superficie del metallo, quindi si ritiene che mostri un riflesso molto più accurato. Mirror poli avsanamayittu polish cheythu nammal edukkunna odane adile nammude mugam nokkumbol adha oru santhosham santhrupthi ullu oru tharunnathayirunnu ettavum ishtam. Ed anche se il processo tradizionale è molto faticoso, fa parte della loro discendenza, della loro eredità. Machine use cheythu undakkunna craftum handmade aayittu undakkunna craftum thammil kore vyathyasam undu. Sudan Mal spera realmente in una nuova generazione di produttori di specchi. പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതും ഉള്ള ക്രാഫ്റ്റിനെ അതുപോലെ ആർട്ടിനെ ഒക്കെ പുതിയ തലമുറ സ്നേഹിക്കണേ. Ebbene amico, questo era il procedimento per la creazione di questi magnifici specchi con una lega segreta. Fammi sapere se ti è piaciuto con un commento, ma soprattutto lascia un mi piace a questo video. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!